Beh, cosa c'ha? Ma rap è magico, ma cosa avete scritto, raga? Vabbè, comunque ok, niente. Comunque, ragazzi, ricordatevi che il cellulare può essere un buon amico anche se ci passate tanto tempo sopra. Quindi mi raccomando, sfruttatelo a dovere, è pieno di conoscenza su internet, voi potete trovare il mondo, cioè usatelo per qualcosa. Tipo, fate una ricerca ogni tanto, andate qui, mettete il cellulare e scrivete tipo. Cosa potete scrivere? LOL, no, potete scrivere tipo cose belle come appunto Wikipedia. E tipo su Wikipedia ci sono un sacco di robe, ma proprio tante robe che tipo possono aiutarvi a conoscere un sacco di cose più belle. Tipo, avete idea di quanti pianeti ci sono nella galassia? Cioè, lo sapete? Adesso lo vado a cercare su Wikipedia e lo scopriamo. E adesso sappiamo una cosa in più, no? Caswallan, grazie del follow, benvenuto. Anche se non hai perso l'alert. Oppure, tipo, andiamo a cercare quanti. Qual è l'animale più numeroso della Terra? E qual è l'animale più numeroso? Vediamo se lo sapete. Allora, l'animale più numeroso della Terra. È esplosa come una puttana. Consiglio. No, 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 non ho consigliato niente, Tommy. Gatti, topi, no, ragazzi. Sono due. Dai, come fa a non venirmi in mente subito, raga, dai. Ah, comunque, cambiami il titolo, codice. Niente cassa di imbaffato. Ma chi è la di Carry? Ma hanno 40. Ma hanno tutti l'Ignite! Hanno 5 Ignite! Hanno 5 Ignite! Ciao Shadow, grazie del follow. No, ragazzi, non sono i suricati. Le formiche. Oh, bravo Knock. L'animale più numeroso della Terra sono le formiche. Poi, in realtà, ancora più numeroso ci sono i batteri. Però, vabbè, non consideriamo gli animali, consideriamo i batteri. L'animale più numeroso sono le formiche. Visto che avete vinto il sondaggio, bravi ragazzi. Buonasera, Tese. Grazie del raid, Shadow. Benvenuti a tutti. Shoutout, andate a seguire questo bravo Edoardo che è main Zed. E tra l'altro sono contro Zed. Sai che in questa partita stavo per giocare Zed? Quindi, porca puttana, avresti potuto cocciarmi. A saperlo prima che mi avresti redato. Oh, avrei giocato Zed. Così faccio fare un bel coach. Però, vabbè, niente. Più che altro sulla build, visto che adesso ho cambiato quella. Ma va bene. Volevo piccare. Con 5 Ignite vogliono farti fare la fine di Giordano Bruno che diceva che la Terra girava attorno il sole, mano. Era un mago. Vabbè, loro hanno 5 Ignite. Tutti quanti hanno l'Ignite. Non hanno un teleport, Shaco jungle, la botlane senza Lia. Cioè, io volevo giocare Queen AD Carry in combo con Yuumi e fare la gabbianella e il gatto. E tipo, invece mi hanno piccato Queen i nemici. Con quali probabilità c'erano che qualcuno volesse giocare Queen? Cioè, boh. Ok, questa Q, vabbè, ho laggato. Vabbè, ok. Facciamo il 2 prima di loro e ingaggiamoli subito di iperpotenza. Perché ho così poca attack speed? Ma mi sembra di essere lentissimo. Dove è andato Zed? Ma che sta succedendo in giungla da noi? Perché Zed è andato mid? Non sto capendo che succede. Perché sono andati in. Cioè, rommato a livello 1 questo e ha fatto la kill! Ok. Lux no flash. Ping al flash, minuto 2.40. Ok. Possiamo andarci all'1, all'1. Dai, tu qui sei al 3, di buono. Questo qua non avrà il flash per aver fatto la kill all'1, dai. Ma che stanno facendo? Perché ha flashato Kayn? Cioè, ok che voleva la kill, ma Dio santo, ma lasciala a me, no? Scusami, sono Yasuo. Scalerò bene anch'io, no? Vabbè. Niente. Ottimi flash! Avete cambiato il titolo della live? Abbiamo appena provato Kassadin, comunque, ragazzi. Abbiamo appena provato Kassadin. Dopo il buff è spettacolare. Ho fatto 33 kill, bellissimo. Devo ammettere che mi è piaciuto molto. Mi sa che mi compro questo qua contro questo team. Mi compro l'oggettino qua.
che mi. Shield. Come si chiama? L'arco scudo immortale. Sì, arco scudo. Ecco. Questo qua. Cioè, c'è anche l'uccisore di Kraken, ma non me ne faccio niente dei danni puri. Cioè, nel senso, non hanno tank. Cosa fa questo? Scatta nella direzione bersaglio. No, no, prendiamo questo. Va. Prendiamo questo, Infinity e via. Vedo che frizzi spesso nella laning phase. Sì, perché magari mi metto a parlare con voi e non me ne accorgo neanche. Non ho nemmeno sbloccato la W, perché tanto quella non ha mana. Ovviamente aveva mana per... Vabbè, che tanto sono sotto torre. Tipo, ora è tempo di frizzare. Loro o vanno back, se vanno back la pusho, oppure se avanzano con poche HP e li ammazziamo. Cosa sta facendo Kayn ancora qua, Dio santo? Questo è stato clean. Perché quando ho visto quello lì così ho detto una Ignite e muore. Però Lux c'ha la Q. Ok, faccio Ignite Flash. È andata bene. Zed sta proprio trollando. Rom a livello 1 si è fregato. Io ho 33 di farm e lui 9. L'ho bruciato come una puttana. Scam, le formiche sono insetti. Sì, e gli insetti sono animali. O no? No, gli insetti non sono animali. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? No, gli insetti non sono animali. Chi è che dice queste cose? Ovvio che sono animali, raga. Che state dicendo? È come dire, vabbè, i canarini non sono uccelli. Ma no, sì che sono uccelli. Sono una sottospecie di uccelli. Mi fate gli scherzoni, ragazzi, davvero. Sono 10 anni che esistono certi item, capisco toglierne e aggiungere alcuni, ma hanno cambiato completamente il gioco. E chi lo sta giocando? Siamo in bronzo 2, bronzo 1. Sì, lo so, LOL, infatti, considera che anche io, giocatore da 8-9 anni, anch'io non mi ci trovo ovviamente subito bene queste cose. Cioè, in realtà non è vero, mi sono trovato subito benissimo. Cioè, però, ovviamente è un cambiamento che dobbiamo piano piano assimilare tutti quanti, ok? Non è che però non è impossibile adattarsi. Io mi sono adattato subito e gioco anch'io da 9 anni. Certo, magari la prima partita è stato un attimo, oh mio Dio, che cazzo succede? Oppure, ok, questa cosa non mi piace. Perché preferivo come era prima e quello, ok. Non ci credo. Vuoi morire? Cioè, ma... non ho questo dati. Stava arrivando Caterina a rubarla. C'è qualcosa che non va nel... in qualcosa. Sembra che mi stia laggando qualcosa, ma... Vatte Silva, buon ciao! Grazie del follow. Sono una classe di animali appartenente al grande filum delle art... Sì, lo so, ragazzi. Cioè, è come dire... Gli insetti sono una classe di animali. Certo, non è che non sono animali. Cosa sono? Delle cose? Non hanno vita propria? Potete dirmi che i mobili non sono animali. Comunque, ok, basta. Cosa ne pensi di essere OTP Fizz? Direi che è una bella cosa. Però ti stancherai. Perché essere OTP di una cosa, prima o poi ci si stanca. Poi magari tu no, però io sono fatto così e penso che di non essere affatto l'unico. Perché siete in 4 bot che mi fottete l'exp? Non riesco a fare livello 6, Dio buono. Vado mid lane. Ok, so I go mid. No, non pingargli.
Non pingargli, sennò... Ma mi seguono, mi seguono. Ma lasciatemi in pace, per favore. Voglio stare da solo. Can you leave me alone? Stop follow me. Cioè, voi no, ragazzi. Anzi, lasciate il phone. Andiamo, andiamo, vieni, vieni. Vabbè, io vado. I mobili erano alberi che avevano vita propria. Secondo me, se esistesse crosting codice, sarebbe main crosting. Sì, va bene, ok, Zeudiana, va bene essere OTP di qualcosa per scalare, però tipo, io non lo farei mai, per esempio, perché appunto non mi piace essere OTP, non mi piace scalare, e quindi sti cazzi. Gioco quello che mi va di giocare, for fun, e basta, me ne frego dell'elo. Infatti sto giocando in bronzo. Ok. Voi non lo sapete, ma io sono il crosting. Fa danni quel. Che culo, non mi impitta la torre. Zappati. Li abbiamo praticamente baitati. E che è stata una cosa molto bella. Oh, facciamo pure tutta la torre. Ah, nice. Rap Katarina. Dude, please go away. Vedi, Katarina è top lane adesso, non sa mai mid. Kata, you have a mid lane. Qualcuno glielo spieghi a Katarina che non deve stare dove ci sono gli altri. Dai Aldo, andiamo, cioè come? Pensate, i mobili erano abili, quindi sono tipo animali morti a cui hanno staccato le ossa e le hanno ricomposte a forma di sedi. Posso darti un consiglio? Dopo che fai doppio, dovresti prendere Control 6, così dimostri a tutti la menianza. Guarda, io Control 6 non ho nemmeno la maestria. Questo ti fa capire quanto io giochi questo campione. Guarda. Ah, vaffanculo. Ah, ma io potevo andare back comunque per lo shield. Sono talmente abituato a essere colpito e non poter beccare. Muoio, muoio, muoio. Non muoio. Non mi ulta. Sei pazzo, sei? Perché non sei venuto qui con me? Va bene. Ok, esagerato, sono stato troppo. Prossimo item. Perché non mi consigliano l'Infinity? Io non capisco. Cioè, anche questo è forte, però... Penso che l'Infinity sia 10 volte più forte. La mia Q cosa? Ok. Quando ti ho visto fuori da me, ho detto forse io meglio se resto lì un attimo a darti una mano. Ok. E quindi sono morto alla fine. Se tu fossi stato su di me, forse ci salvavamo anche con Shaco. Vabbè, dai, comunque, ok. Vieni, vieni, vieni. Dai, concentrati, corri. Tanto sono 6-1, quindi va bene, Ward. Stai facendo uccisore di grande con come first item? Assolutamente no. Su questo champion, uccisore di Kraken mi sembra proprio brutto. È 3 livelli sopra di me, Galio. E si nota. Se lo ammazziamo. Cazzo, non l'ho preso. Va bene. Torre, torre, torre. E Gali.
Lux qua. Sto gallio di merda tanca un bel po'. Ecco cosa potremmo fare. Kane, ma la finite di seguirmi a farmare i minion e a rubarmi l'exp. Ma io sono tutti questi livelli sotto già perché siamo in bot lane. I miei compagni stanno in lane. Cioè questo qua sta farmando, ma lascialo a me. Ecco. Ma il clone che farma. Infatti quando ho visto il clone che attaccava le cose ho detto vabbè, so già chi è quello vero. E ho detto Jesus Marferi tu? No, perché non lo uso mai. È la prima partita che ci faccio nella pre-season. E ok. Potevi dire ho trovato cassa di Smurf. Ero io. Buonasera rep. Sono Eian, questo Twitch di merda non manda le notifiche, ora lancio tutto. Ma a parte questo, come stai? Non è... SKSKSKSSKKKSK. Aspetta. Ottima Q. Comunque, in che senso non ti manda le notifiche? Che delle notifiche che io ero online? Se è così è normale, ti dico. Perché Twitch non manda la notifica a tutti quelli che hanno il follow, la manda soltanto al 50%. Anche se metti la campanella o queste cosine qua. Non so nemmeno se ci sia la campanella su Twitch, penso di no. Però ecco, non funziona, mi dispiace. Allora, io ho già abbastanza lifesteal, però penso che una BT non potrebbe anche non essere male. O addirittura la BT quanto ci dà? Però ci serve il critico, sì, ci serve. Sì, no, se no avrei fatto anche la leader. Però va benissimo, va bene la BT. Sto cazzo di uccello qua mi hai fottuto il pick. Allora ragazzi, non so se ci siamo capiti, ma io sono Yasuo e sono fiddato. Prima non lo ero, Galio mio. Galio di merda. Oddio, è questo? Mica l'ho visto. Stavo guardando la chat. Se tipo 300 HP generati a colpo. Eh sì, Jolly, perché c'ho lifesteal. Pensavo che Galio fosse più forte. Comunque, Yenexo, ti dicevo, sì, Twitch manda le notifiche solo alla metà dei follower, tipo. C'è la campanella, allora mettete la campanella se volete sapere quando vado live. Oppure guardate la lista dei streamer che sono in live a sinistra. Cioè, poi, Yenexo, dovreste saperlo. Sono in live tutte le sere dalle 22 tranne il sabato. Se non mi vedete un giorno che non è sabato, è successo qualcosa. Fine. E allora dovete preoccuparvi. Non lo so come funziona codice. A me dice tipo che follower raggiunti 50%, follower che hanno cliccato 20%, capito? Non è il feed, cioè, poi ti faccio vedere. Quando rap è fiddato, io sono... Nome, inserire nome campione. Come, scusami, non capisco Girus. Comunque qua i nemici stavano proprio tutti trollando. Non capisco chi... Nasus, madonna, è un gigantesco. Dai, finiamo sto game che non volevo nemmeno giocare Yasuo, volevo giocare Queen.
fanculo, ci siamo spoilerati una possibile combo con Yumi da fare la prossima settimana. Ma spiegacela la Girus, io non l'ho capita. Forse l'ho capita codice. Hai capito cosa intendeva dire Girus? Io sono Diana. Ah, io sono Diana, è vero, ho capito. Hai ragione, ok, adesso è perché effettivamente ci ho messo Yasuo. Quando sono fiddato io sono quello campione lì. Hai ragione, ok, Girus, hai capito, mamma mia. Bella, bella. Mi piace Girus. Dopo questa ne fai un'altra, che ore sono? Mezzanotte e mezza, boh, sì, posso. Aia, è stato carretto. Voi oggi avete giocato a LoL, ragazzi? Almeno una partita, una Aram o una TFT? No, le TFT non valgono. Io sì. Cosa che mi sta slowando così tanto? Oh. Che cazzo è successo? Pentakill, eccola qua. Bah. Buonanotte di Pen. Ma poi è stato tutto così proprio bello teatralmente. Cioè, si è visto tipo un uno Zed arrivare lì, zac, preso anche lui. Poi abbiamo Nasus che è gigantesco, anche Nasus da provare. Io stavo, ho lanciato il tornado su Shaco, è arrivato anche Zed, si è fatto aiutare dal tornado, ulti su tutte, one shottati. Mamma mia ragazzi, danni di Nasus, avete visto? Che poesia. Che poesia. Io sono sfidato ad essere tipo esatto, esatto. Pensate, manco volevo giocarlo, ho dovuto piccarlo perché mi hanno piccato qui. E invece è uscita fuori la pentakill. Era una pentakill non voluta. Un po' come quest'altra. Mi metto pure di spalle, non curarmi, non curarmi, così esce. Ah, ma come? Vabbè. Solo la fontana può uccidermi, pazzi di merda. Accetto di essere morto da 3000 danni puri. Accetto questo. GG. Ok. Gattaro Triste è ancora presente in chat per questa queen. Bella partita.